Io credo che abbiamo vissuto, fra l'altro, come dire, momenti in cui la democrazia è completamente saltata. Abbiamo discusso in commissione per giorni una legge, sulle quali sembrava ci fossero spiragli anche di mediazione su alcuni aspetti. Siamo andati in aula dove sono comparsi emendamenti sostitutivi di interi articoli, senza che ci fosse stata prima un minimo di discussione. Quindi anche, come dire, contravvenendo a quella che è la prassi e l'iter di una legge in aula. Ci siamo trovati di fronte a emendamenti sostitutivi dove la maggioranza compatta, con una semplice alzata di mano, ha deciso di approvarli, in barba a qualsiasi discussione e a qualsiasi possibilità. E questo dovrebbe preoccupare, oltre agli aspetti citati e agli aspetti che abbiamo evidenziato e che continueremo a evidenziare sul piano dell'opportunità delle scelte fatte da questa legge, anche su quelli che sono gli aspetti fondamentali che non vanno messi mai minimamente in discussione, che sono i principi democratici di un'assemblea. È una legge che entra pesantemente ovunque. Voi pensate, quando uno strumento mette in discussione principi sanciti dalla legge, come le altezze e le distanze, che vi devo dire, lo dico forte di un'esperienza di amministratore locale durata 27 anni, in una città dove il cemento ha giocato fortune e sfortune, fortune imprenditoriali e sfortune politiche perché si è messo di traverso, vi devo dire che uno degli aspetti più conflittuali tra vicini, tra confinanti, è proprio il discorso delle distanze. Questa legge la mette in discussione come se niente fosse, e vi devo dire che la propone come una necessità attraverso l'aumento volumetrico del dover superare questo limite, questo, come dire, sembrerebbe quasi una cosa del passato, antica, del rispettare le distanze, o andare in altezze. Le altezze vuol dire, per esempio, in luoghi di mare come Alghero, come Cagliari, come tutte le altre città di mare, modificare quella che è il rapporto nei confronti non solo dell'orizzonte a cui facevo riferimento prima, ma quei rapporti che sappiamo che generano forti conflitti, forti contrasti. Probabilmente la ripresa economica passerà anche attraverso le parcelle degli studi legali, sicuramente, ma impoverirà soprattutto quei poveri cristi che dovranno necessariamente ricorrere agli studi legali per tutelare i loro interessi, interessi che parrebbe o appariva a noi ormai indiscutibili, perché erano consolidati e sanciti da strumenti approvati e consolidati nel tempo, come quelli per esempio all'interno dei centri storici e delle zone A, ma di qualsiasi altra realtà. L'intervento in agro darà un definitivo e mortale colpo all'agricoltura, perché la scelta degli aumenti volumetrici in agro metteranno gli agricoltori già in seria difficoltà nelle condizioni di valutare l'opportunità di vendere le loro proprietà, e quindi sottraendo terreni a vocazione agricola alla loro attività naturale che è l'agricoltura, perché saranno sollecitati da un aumento di valore dato dall'aumento di volumetria. Ma queste cose le sappiamo tutti, le conosciamo, sappiamo come vanno queste cose, e allora su queste cose non c'è da scherzare. La seconda parte riguarda la manomissione del piano paesistico regionale, e questa alla fine, abbiamo capito, era la vera strategia. Tutta la montatura, tutta la panna montata degli articoli precedenti poi doveva arrivare al gelato, e il gelato era la sostanza vera, quella di metter mano al PPR, che avevano detto mai metteremo mano, mai, ma avevano detto anche mai entreremo nei 300 metri dal mare. Quella fascia inviolabile su cui nessuno osava pensarci addirittura. Loro ci hanno pensato e l'hanno anche proposta, l'hanno realizzata, se l'hanno votata anche. E non abbiamo visto, devo dire, una reazione, una sommossa popolare per un bene così caro che veniva manomesso. Poi trovano in alcuni articoli, gli altri, anche chi è più competenza di me, io ho l'esperienza sulla materia edilizia urbanistica, me l'ho fatto, vengo da tutto un altro mondo, vengo dal mondo della scuola, sono soprattutto appassionato di cultura e di sport, però mi sono dovuto impegnare su questo, perché la prima battaglia che noi facemmo nella città di Alghero negli anni 70 fu la battaglia contro il porto turistico dentro la baia di Porto Conte,
era, questi se la pensano ogni notte e ogni mattina, perché hanno un chiodo fisso. L'idea era introdurre col porto turistico, alla baia di Porto Conte, il cavallo di Troia. E voi pensate un porto turistico in una baia naturale completamente sguarnita, dopo il porto, e chi ci va nel porto? E lì si sarebbe naturalmente incominciato a edificare e costruire, perché tutte le conseguenze. Da quella data abbiamo incominciato una battaglia dura in una città che è fortemente sottoposta a una pressione speculativa immobiliare tutti i giorni. Oggi si disattendono le regole, e immagino che non sarà solo a Valghera. E sto incominciando a comprendere che ormai è un tantan diffuso in tutta la Sardegna. I corsari sono tornati e l'aggressione inizia dalla fascia costiera. È lì che inizia il sacco del territorio, e su questa cosa abbiamo e continuiamo ad avere difficoltà. Vi dicevo prima, deroghe, demolizioni, ricostruzioni, è tutto finalizzato all'aumento volumetrico. Poi ogni tanto introducono qualche elemento che pare richiamare il rigore, però se sarà sottoposto a analisi da una commissione che saranno sicuramente i tre galantuomini migliori della nostra Sardegna. Però di solito queste commissioni sono fatte da filibustieri. Ve lo dice uno che fa tutti i giorni i conti con la commissione edilizia in comune di Alghero, dove la commissione edilizia è collettore di incarichi professionali, primo, e secondo diventa il settaccio per decidere maglie strette o maglie larghe, chi deve passare e chi non deve passare. E la commissione sarà sicuramente quella che giustificherà e dirà: maledetto la commissione. E la commissione di chi, santa pace, mai avrà questa capacità insindacabile di decidere il bene e il male, il sì e il no, perché questo è quello a cui loro, è un paravento, un parafulmine che si hanno messo là per dire: ecco, noi abbiamo visto, ma poi ci affidiamo a chi da esperto vigilerà e tutelerà. Ecco, con questa cosa io mi fermerei qui. Dovremmo fare qui ad iniziare, ho detto, da oggi. E dal dibattito di oggi noi vorremmo costituire un comitato di base, come dire, un'assemblea viva, in crescita, e andremo in tutte le città della Sardegna a portare questa parola di denuncia, perché siano poi sardi a seguirci in questa lotta di civiltà e in questa denuncia che ci tocca fare contro questi nuovi aggressori. Grazie.